un ruolo assolutamente importante. Abbiamo bisogno degli istituti italiani di cultura perché sono bravissimi anche, possono aiutarti moltissimo nella promozione, bisogna fare le sinergie, bisogna costruire una squadra perché tutti insieme, come ho detto nel mio intervento, da soli si va più veloce ma lontani si va se si riesce a fare la squadra. Quali sono le strategie del Ministero del Turismo? E di intanto aiutare quella che è la formazione, la professionalizzazione, perché il turismo sta cambiando moltissimo e quindi bisogna assolutamente formare i nostri giovani, bisogna lavorare sulle contribuzioni, quindi sui salari, perché lavorare nel turismo è fatica, lavorare il weekend, la domenica e il sabato, quindi dobbiamo incentivare i nostri giovani anche da questo punto di vista. Portare l'Italia nel mondo, c'è tanta voglia d'Italia nel mondo, quando andiamo all'estero ci guardano con meraviglia, ci guardano con ammirazione e dobbiamo forse dire agli italiani che devono riscoprire di più quell'orgoglio di appartenenza, quella fierezza di essere italiani. Il turismo è assolutamente trasversale come materia, come la cultura, no? Che è trasversale, per cui voglio dire già ci sono tutte le condizioni per lavorare meglio. Certo, oggi c'è un governo che crede, che fa sinergia, che fa squadra, che condivide, quindi la squadra è sicuramente più forte e i risultati non possono che essere migliori. Grazie.